scegliamo innanzitutto un punto di partenza. Riva o scena, porto o evento, navigazione o racconto. Poi diventa meno importante da dove siamo partiti e più dove siamo giunti, quello che si è visto e come. Talvolta tutti i mari sembrano uno solo, specie quando la traversata è lunga. Talvolta ognuno di essi è un altro mare. Il Mediterraneo è a un tempo simile e in altro diverso a se stesso. Alcuni naviganti prima o poi tornano, gli altri partono per sempre. Si distinguono le navigazioni dopo le quali guardiamo le cose in modo differente, in particolare quelle dopo le quali vediamo diversamente il nostro passato, persino il mare. Tali percorsi stanno all'inizio e alla fine di ogni racconto sul Mediterraneo. Il mare è la sponda, le isole nel mare e i porti sulla sponda. Le immagini che ci offrono gli uni e gli altri cambiano nel corso dei peripli e durante gli approdi. Il mare Mediterraneo rimane lo stesso, noi invece no. Non sappiamo neppure fin dove si estenda, quanto ampi siano i tratti della costa che occupa, fin dove si spinga nelle rientranze del territorio e dove in effetti cessi. Gli antichi greci lo videro da Fasis sul Caucaso fino alle colonne d'Ercole, andando da oriente verso occidente, sottintendendo i suoi naturali confini verso nord e trascurando qualche volta quelli a sud. La saggezza antica insegnava che il nostro mare arriva fin dove cresce l'ulivo, e tuttavia non è sempre così. I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in che modo. Sono irriducibili alla sovranità o alla storia. Non sono né statali né nazionali. Somigliano al cerchio di gesso che continua a essere descritto e cancellato, che le onde, i venti, le imprese e le ispirazioni allargano o restringono. Lungo le coste di questo mare passava la via della seta, si incrociavano le vie del sale, delle spezie,
degli oli, dei profumi, dell'ambra, degli ornamenti, degli attrezzi, delle armi, della sapienza, della conoscenza, dell'arte e della scienza. Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata concepita l'Europa. Il Mediterraneo non è mai stato solo l'Europa. È stato a lungo molto di più, così come da tempo diventa forse meno. Ma loro non possono essere l'uno senza l'altro. L'immagine del Mediterraneo è stata deformata dai fanatici tribuni o da esegeti faziosi, da studiosi senza convinzioni, da predicatori senza fede, da cronisti d'ufficio, da poeti d'occasione. Stati e religioni, governanti e prelati, legislatori secolari e spirituali hanno diviso in tutti i modi lo spazio e la gente. E tuttavia i legami interiori hanno cercato di resistere alle divisioni. Il Mediterraneo non è una semplice appartenenza. Ci sono posti dove il mare è più denso, più saldo, in particolare in seno ai golfi, nei pressi delle isole. Altrove si fa invece più comune e ordinario, tanto che possiamo facilmente scambiarlo con altri mari. A ciò contribuiscono fatti diversi, provenienti non solo dalla presenza marina o dalla riva circostante, ma forse anche dallo stesso passato del Mediterraneo. In ogni periodo, sulle varie parti della costa, ci imbattiamo nelle contraddizioni. Da un lato la chiarezza e la forma, la geometria e la logica, la legge, la giustizia, la scienza e la poetica. Dall'altro, tutto ciò che a queste particolarità si contrappone. I libri sacri della pace e dell'amore, le guerre di religione, crociate e jihad. Un ecumenismo generoso accanto a un ostracismo feroce, l'universalità e l'autarchia, l'agorà e il labirinto, la gioia dionisiaca e il macigno di Sisifo, Atene, Sparta, Roma e i barbari, l'impero d'Oriente e quello d'Occidente, la costa settentrionale e quella meridionale, l'Europa, l'Africa, il cristianesimo, l'Islam, il cattolicesimo e l'ortodossia. La tradizione giudeo-cristiana e la persecuzione agli ebrei. Sul Mediterraneo il Rinascimento non è riuscito dappertutto a superare il Medioevo. Nuove acque arrivano al nostro mare da sorgenti e fiumi, da piogge e inondazioni. È stato appurato che ci vogliono circa 100 anni, dunque più della durata di una vita umana, per cambiare tutta l'acqua contenuta nel bacino mediterraneo. I sali durano più a lungo e il loro tempo si misura in periodi di pianeta. Quant'acqua già vecchia ci sia in ogni istante, quanta di quella nuova, viva, la sostituisca, nessuno lo sa. Sono cose che non riusciamo a indovinare. L'età del mare e quella dell'uomo non possono essere messe a confronto. Il ritmo con cui il mare si ritira e l'uomo si estingue non è uguale, benché certamente cambia anch'esso, e talvolta in modo evidente. Il Mediterraneo ci appare comunque in eterno.